Lorenzo Saporetti, questo campionato è sempre più interessante o sempre meno interessante, visto il dominio del Parma? Secondo noi ogni partita ha la sua storia, quindi il dominio del Parma è un fatto relativo, dipende da come scendiamo ogni domenica in campo, l'atteggiamento che ci mettiamo. Però secondo me resterà interessante fino alla fine. Lo dite per dirlo, ci credo davvero, perché No, no. 7 punti di vantaggio, 2 turni alla fine dell'andata, con 2 partite sulla carta abbordabili, potrebbero diventare 8-9 punti a metà campionato, cosa si deve In questo campionato sulla carta non c'è niente da abbordare. Sulla carta sì, sono abbordabili, però dopo, come ho già detto, è il campo che parla. Se non sbaglieremo gli atteggiamenti, possiamo. Cercheremo di fare due vittorie come vogliamo tutti, come vogliono tutti. Il campionato non è assolutamente finito perché finisce a maggio, quindi se ne riparlerà fra 5-6 mesi. Se ti chiedo, secondo te, qual è tra le seguitrici, diciamo non voglio dire più vicine, meno lontane, quella più ostica, in base a quello che hai visto, cosa mi dici? Secondo me il Forlì è una gran buona squadra, anche durante la partita a Tardini si sono mossi bene, sono una squadra organizzata e niente, secondo me il Forlì è una delle squadre, diciamo, le più forti del nostro girone, la più forte del nostro girone, cioè una delle più forti del nostro girone. Si era parlato un po' di tempo fa con te del tuo utilizzo, il fatto che eri comunque contento di essere utilizzato spesso, poi hanno tesserato Agrifogli appunto terzino era sua ora naturale, fatto sta che le ultime due partite in campo sei sceso tu. Sì, io sono contento di giocare, anche se con Ale ho un bellissimo rapporto con Agrifogli. È un'alternativa in più, ci giriamo, le ultime due partite le ho giocate io, ma 4 partite fa, 5 partite fa, io sono stato in panchina, ho giocato lui. Ci alterniamo in base a quello che il mister vede in settimana. Hai la sensazione di imparare sempre meglio questo ruolo, appunto, non proprio naturale per te? Perché soprattutto, beh, una partita con Rovigo, devo dire che forse è stata la tua miglior gara dal punto di vista difensivo. Come ti trovi sempre meglio, immagino, in quel ruolo? Sì, mi danno una mano anche i compagni di reparto, mi sto trovando sempre meglio nella posizione, anche se non è troppo diverso dal centrale. Puoi sbagliare un po' di più perché non hai tutte le, diciamo, la responsabilità, diciamo, che sei l'ultimo uomo e dopo dietro di te c'è il portiere, quindi ti sento un po' più, diciamo, non in pericolo ogni palla che hai. Domenica sei andato per la prima volta a Messina, anche lui che fa un'esultanza proprio frutta del momento, vi siete parlati dopo, avete condiviso un po'. Sì, io scherzando gli ho detto che ha fatto gol perché io ho fatto un movimento, ma è una cagata perché sono partito 2 metri fuori gioco. Se l'avessi presa io, probabilmente l'arbitro avrebbe fischiato fuori gioco. Per fortuna c'era Michi che ha fatto gol. Sono contento per lui. Ultima domanda da parte mia, si parla spesso di mercato, credo che sono voci che comunque te magari non riguardano in questo momento, alcuni giocatori, alcuni tuoi compagni hanno detto che comunque la rosa in sé potrebbe andare bene così, tu sei d'accordo? Pensi semplicemente al tuo, insomma come lo vedi? No, io sono d'accordo con i miei compagni, anche se ho visto che ieri hanno tesserato Giulio, che è un'altra alternativa a destra, può fare anche il centrale. E io penso che siamo a posto così, anche perché siamo un gruppo unito, quindi quello basta, secondo C'era questo capocannoniere che tu sei il giocatore del Parma che l'ha visto più da vicino perché praticamente ha fatto un'ora credo dalla tua parte, Pera, a Rovigo. Ecco come l'hai visto, che tipo di attaccante è secondo te? Secondo me Pera è un buonissimo giocatore per la categoria. Sì, ha giocato specialmente dalla mia parte a Rovigo, però dai, ci siamo comportati bene io e il capitano Lucarelli. Abbiamo cercato di, Contenerlo, esatto, di raddoppiarlo un contenerlo, di po'. arginarlo. Il meglio che potevamo, ce l'abbiamo fatta. Secondo tempo un po' meno, però ci sta. Che differenza fa un ragazzo della tua età fare un campionato primavera e fare un campionato Serie D? Ci saranno dei pro e dei contro probabilmente, anche se magari la primavera tante volte la fai in società un certo blasone, un certo spessore, che in Serie D non sempre capita. A te è capitato anche in Serie D, ma non a tutti.
No, dalla primavera alla Serie D cambia che in primavera gli allenatori sono più votati, diciamo, alla crescita della squadra e anche dei singoli, mentre fra i grandi conta più che altro il risultato. Quindi devi saper crescere un po' per conto tuo, Sì, diciamo. devi abituarti, devi crescere, però sta bene. C'è anche però più lotta sul piano fisico e più lotta sul piano tecnico-tattico, nel senso che affrontando sempre o spesso dei marpioni, gente anche fisicamente già strutturata rispetto ad altri magari avversari primavera che ancora non lo sono, sicuramente gli stimoli sono diversi. Sì, sotto il piano fisico è sicuramente diverso. Sotto il piano tecnico non lo so, perché in primavera ci sono giocatori di qualità che vanno a giocare in Serie B e in Serie A. Fate parlare anche lui. Vedi Puskas e Bonastoli dell'Inter l'anno scorso. Però sotto il piano fisico sì, sicuramente è diverso. Senti, prima Paolo diceva campionato già vinto sostanzialmente. Ecco, si ha sempre l'impressione guardando le partite che l'avversario del Parma possa essere solamente il Parma, come vi è successo anche domenica. Cos'è che vi è capitato? Un calo fisico, un calo di concentrazione? Perché riaprire quella partita francamente era difficile. No, io penso che noi al secondo tempo siamo andati bene, come nel primo tempo, solo che poi c'è stato quell'episodio del rigore che francamente poteva anche non darlo perché Lollo si è alzato il braccio, però era da solo in area, non c'era nessuno. Secondo me, diciamo, l'hanno un po' riaperta perché noi alla fine stavamo facendo il nostro, stavamo giocando bene. Dopo è capitato quel secondo gol, ci siamo un attimo spaventati, però fortunatamente è andato per il meglio. Invece dell'avversario di domenica, l'avete già cominciato a studiare, immagino. Cosa ci puoi dire? Che squadra è? No, sappiamo che giocano sul sintetico, infatti ieri abbiamo fatto allenamento per abituarci un attimo al sintetico e niente di più, adesso dovremmo guardare qualche immagine, penso, bene attimo. Ti faccio l'ultima domanda da parte mia. Il fatto che voi vi siate laureati campioni d'inverno con 2 giornate d'anticipo, cosa vuol dire? È solamente una statistica che non fa testo oppure vi ha dato un po' di forza, un po' di consapevolezza in più? Sicuramente la consapevolezza ce n'è data, però campione d'inverno, cioè, non conta niente perché alla fine, cioè, bisogna vincere alla fine. Sei così.